Il dato rilevante è che qui c'è una prima sperimentazione tra Cisco e l'Università Federico II, che è l'università statale più antica del mondo. E poi l'amministratore Robbins ha avuto parole assai lusinghiere per la città di Napoli, quindi città attrattiva in cui conviene investire, in cui c'è un talento giovanile straordinario. L'impegno è che i ragazzi che sono il nostro petrolio poi non vadano via. Ecco, questa è la grande sfida che ci unisce tutti e noi ci lottiamo da anni, però oggi è sicuramente una bella pagina importante. La cosa bella è anche vedere come il quartiere sta piano piano cambiando, piccole attività commerciali, piccole attività, addirittura dei bed and breakfast che stanno nascendo in zona. Insomma, cambiare è possibile. Assolutamente sì, se guardiamo anche i grandi investimenti negli ultimi tempi sono stati realizzati grazie a un'importante cooperazione istituzionale, soprattutto nelle cosiddette periferie. Risultato dell'accordo su Bagnoli, l'abbattimento delle vele, qui l'università con la metropolitana che arriva, i lavori di riqualificazione del territorio. Insomma, stiamo parlando di investimenti importanti, mai come in questo momento c'è la capacità attrattiva di Napoli. Del resto l'hanno anche detto i rappresentanti di queste multinazionali importanti. Oggi conviene investire nella nostra città. Questo è un dato importante che ci riempie di orgoglio, ma anche di grandi responsabilità, perché ci sono tanti limiti ancora da superare.